In questo weekend è andato in scena il Sessorelli del Matese, che ha tenuto per due giorni col fiato sospeso i tanti appassionati di motori. Novità assoluta di questa edizione, la prova spettacolo, fortemente voluta dagli organizzatori, e tenutasi sabato sera nella centralissima piazza Carmine di Piedimonte Matese, dove tanta gente ha assistito da vicino all'evoluzione dei piloti, che con maestria si sono districati tra le tante chicane, cordoli e marciapiedi della piazza. Altra novità di rilievo e per la prima volta in assoluto, la gara matesina ha avuto due capiprova donne che con grande professionalità e argutezza hanno portato a termine il loro incarico senza sbavature. Alla fine a vincere il partenopeo Gianfigo, navigato da Mongillo, che nelle ultime due speciali con una zampata da leone, prima di mezzo il tempo dal leader Pascale e nell'ultima lo scavalca approfittando anche di una rottura di quest'ultimo. Al secondo posto l'equipaggio sardo Diomede Turati, divenuti nell'occasione vincitore di Coppa Italia terza zona. Terzi l'equipaggio De Pirro Iscaro. Ai nostri microfoni alcuni protagonisti. Insomma, un rally difficile, però torni alla vittoria dopo l'esperienza non positiva di l'anno scorso. Sì, vabbè, è ovvio che l'anno scorso la gara mi ha lasciato un amaro in bocca, anche perché avevo un'altra bella macchina, il Team Colombi, che per essere sincero andava più forte di questa qui, e ci tenevo soprattutto alla gara, ma per il mio navigatore che comunque c'era la prova di Cusano Mutri e quest'anno sfortunatamente hanno annullata, quindi... Sì, dopo è diventata di passaggio sostanzialmente, trasferimento. Sto poverino non riesce a fare una prova speciale a casa sua, però è la quarta vittoria del Rally del Matese, e un'altra vittoria è stata con Rally di Napoli, che c'era anche la prova del Matese, quindi siamo più che contenti. Una domanda liberato, diciamo le ultime due speciali c'è stata proprio la zampata del leone. Oddio, la gara è iniziata per noi in salita, perché ieri alle corte speciali di Fonte Greca non abbiamo fatto una scelta ottimale di gomme, di pneumatici, che ci hanno un po' penalizzato, soprattutto nel ritardo dello start sulla partenza, perché avevamo le gomme fredde, per cui non, e soprattutto in quella prova che l'anno scorso ha lasciato un segno negativo non abbiamo cercato nulla di particolare. Oggi in verità pensavamo con questa macchina qui di avere, o meglio di avere un passo, di avere dei distacchi diversi dagli avversari, invece abbiamo trovato degli avversari molto molto forti. Ma infatti dall'esterno quello si notava, insomma, un Pascale che a ogni passaggio abbassava il tempo, sì. Vi teneva d'occhio, sì. Poi le ultime due speciali? Nelle ultime due speciali cosa è cambiato? Dopo il parco assistenza abbiamo montato dei pneumatici certamente più adatti per la temperatura di oggi, che è stata molto elevata, e soprattutto lui che ci ha creduto ancora una volta e ha guidato nel suo modo solito. Insomma, no, che... Diciamo la realtà, stamattina ho sbagliato le gomme ed è stata una mia colpa. Sono andato controcorrente pensando di forse trovare una situazione più umida, una situazione più, esatto, con un grip diverso. Con un grip diverso invece abbiamo sbagliato completamente. Quindi quando abbiamo rimontato poi le gomme dure, che erano quelle giuste che avevano gli altri, ovviamente abbiamo cominciato a migliorare la macchina e cominciare a regolarla, perché è la prima volta che la guidiamo. Quindi e perciò il nostro tempo è andato sempre più incalando, perché c'è da lavorare sulla macchina, non abbiamo fatto un test prima e quindi... Vi svelo un aneddoto, io ero in direzione gara alla penultima speciale, quando poi sono arrivati i tempi ufficiali ho visto quei 10 secondi così di impatto presi in maniera violenta, ho detto probabilmente chiude prima. Sì, però è stata, dobbiamo essere sinceri, a Pascale gli si è spenta la macchina in partenza, ho visto anche il video, quindi magari l'avremmo vinta di 3-4 secondi, però... con quel distacco lì a 9 secondi e mezzo prima dell'ultima sapevamo che gli mettevamo pressione. Poi non so lui cosa è successo, sembra che abbia rotto il differenziale, però le gare si vincono sulla pedana d'arrivo e bisogna giocarsela fino alla fine. Un ultimo riferimento, ma quella bottiglia, vediamo se la regia riesce a inquadrare. È lo sponsor, è colui che ci ha permesso di stare qui, quindi... E poi onestamente le prime prove siamo andati un po' piano perché non potevamo far cadere le bottiglie l'aria a mare al capo, quindi
alla fine si sono svuotate, allora abbiamo cominciato ad accelerare. Dopo la bella prestazione di l'anno scorso con la vittoria, un ritorno al Rally del Matese, che impressione ha avuto? Ah, la gara è molto bella, le prove sono prove particolari, quest'anno c'era la novità di Gioia Sannitica in formato differente rispetto allo scorso anno, quest'anno era molto più difficile, devo dire che ho avuto molte difficoltà su quella prova perché non sono mai riuscito, se non al terzo passaggio, quindi l'ultimo giro, a trovare la scelta, a fare la scelta giusta di gomme. Però è sempre una gara molto bella perché la prova di Castello è meravigliosa. A lei questo vale come punteggio per la Coppa Italia perché viene dalla vittoria dello Jastra, se non mi sbaglio? Sì, praticamente con questo punteggio matematicamente ho vinto la Coppa Italia terza zona per il secondo anno di fila, perché il regolamento prevede che si prenda parte almeno 3 gare, di cui una fuori regione. Io sono l'unico, e questo mi spiace aver preso questo impegno, però peggio per chi non è venuto. C'era un altro equipaggio sardo, se non mi sbaglio. Sì, c'era un altro equipaggio sardo, Andrea Gallo, che è un ragazzo giovane, è iniziato da poco a farla. È la prima volta che viene, diciamo così, in Italia. Sì, è la prima volta che varca il terreno. Sì, esatto, è la prima volta che varca il terreno. È arrivato a fine gara, è arrivato anche bene, era molto contento, soddisfatto dell'esperienza. Adesso lui proseguirà con la gara con Pistoia. Io invece mi fermo qui, perché insomma 3 gare e basta.